Un regista geniale, Roman Polanski, un grande attore comico, Walter Matthau, un film divertentissimo e spettacolare. Vieni giù e dai ranocchio. Il forte mangia sempre il debole. Il cannibalismo è un peccato mortale. E io poi mi confesso. Pirati, campione d'incassi in Francia, Inghilterra e Germania, finalmente anche in Italia. Ranocchio, sono incastrato. Non sarà che a voi non piacciono i topi spagnoli? Non è che preferisci la testa? No, no, ragazzo, non sia mai che te ne privi. Ora apri bene gli orecchi. Ho tua nipote qui e la baratto con il trono di Katape Kanawa. Mai! Sotto, figliolo! Che cosa, capitano? Stupra! Spulsella la ragazza! Proviamo la procedura d'emergenza. Quando per un misterioso imprevisto la macchina si sostituisce all'uomo, per l'uomo cominciano i guai. Oh mio Dio, hanno scelto proprio me! Benvenuto sul mio pianeta! Non dirmi che hai il laser ancora operativo. Corto circuito. Gara, Asia, Atlante, Austria. Input. Stefani, è una trappola! Squadra! Ho visto tre robot riprogrammati in meno di 10 minuti. Ho visto il numero 5 sfondare un muro e portarsi via la ragazza per salvarla, credo. Sfondare un altro muro e scappare col furgone. Mi stava urlando il suo nome. Corto circuito. E se per caso la macchina si innamora della vostra donna? Tu non balli per niente male. Ho la febbre tutte le sere, carina. Bel software. Allora i guai sono veramente seri. Certo che non parli come una macchina, tu. Sono vivo, sì o no? Da John Dedham, il regista di War Games e La febbre del sabato sera, un nuovo fantastico film. Corto circuito. Il film che a Natale vi darà una scossa. Perdere il peso oggi non è più un problema. L'esperienza di due noti specialisti è al vostro completo servizio. Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori lo shampoo. Vabbè, insomma, dagli il tempo di ossidarsi. Non ossidiamo niente, perché se si incrosta la vasca si incazza mia moglie. Se avete problemi di obesità, problemi di affanno, problemi di cellulite, sudorazione incontrollata o problemi di stitichezza, allora è arrivato il momento di mettervi a dieta, però seguendo la nostra dieta. 7 kg in 7 giorni è il nostro slogan. E la vita tornerà a sorridervi. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni? Sono assessore comunale all'alimentazione. E le dico di più, io le faccio fare anche lavoro. Ma allora più chiaro ci mando il mio marito. E se come la Callas io ingerissi un verme solitario? Che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra. Ma troppo l'hai fatta. Mica dobbiamo fare la dieta noi, no? Signori, questo è privé, eh? Queste sono prove di laboratorio che stiamo facendo per voi. Sono anche cose pericolose. Sì, ecco, allora sapete che vi dico, violenza. Peso della signora, sì? 67 kg e 54 grammi. Fantastico! Farei qualsiasi cosa per un pezzo di pane burro. Signora, la prego, non insista, guardi, non mi costringa. Come lo vuole il pane burro? Con lo zucchero o col salame? Per sentirvi liberi, leggeri e scattanti come loro, 7 kg in 7 giorni. È una cura a prova di bomba. E Dio creò l'uomo, ma questo gli era riuscito decisamente male.
grande fantozzi di tutti i tempi. Non c'era più un cazzo! Che desiderano? Lasciami mostro! Ma è tutto finto, ma dai! Guarda se non ci funziona l'ottica! Fantozzi è comunque sempre esistito. Anzi, lo vedrete su tutti gli schermi a Natale! Come stai? Piove. Sapevo che tornavi a quest'ora. Io torno sempre a quest'ora. Anna! Lorenzo! Anna! Lorenzo! Maestro. Hai paura, eh? Sì. Quando ti ho visto sotto l'acqua cercavo un tassì. Mi è venuta come voglia di rapirti. Perché hai preso il sasso? Io non volevo farti niente di male. Volevo semplicemente portarti qua e basta. Anna, ti farei dormire volentieri qua. Il problema è che domattina c'ho... Se vuoi ti posso accompagnare a un tassì. Con un tassista vero a me non c'è problemi. Sei di partenza? Sì. È bello arrivare, partire, per poi riarrivare, per poi ripartire. Domattina mi sposo. Stanotte a quest'ora fra 6 mesi e mezzo finisco gli anni. Ho pensato di festeggiarlo assieme a te. Ma che ore sono? Le 4. Ti fai entrare? No. Ce l'avevo detto, mia sorella. Lasciala stare. Tu sei uno di quegli stronzi che si sveglia al mattino, si guarda allo specchio e si piace. Piove! Una ragazza alza il braccio, io fermo la macchina, tassi. Lei è bella, bellissima. Allora la porto a casa mia e lei sa. Io ho voglia di fare l'amore, anche lei. Ma non sa nemmeno come mi chiamo, non me l'ha mai chiesto. Conosci Anna, vero? Certo, questo Carlo d'Inghilterra è proprio forte, eh. Io dopo da là gli stringo la mano e gli dico: altezza, you are the best. Ma lei chi è? Scusi, ce l'ha con me. È inutile che fai quella faccia da pirla. A me questa tua compagna di scuola mi sta proprio qua. Piantala! Piantala! No, non a te. Vado, eh. Vai, 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 vai e colpisci. Ah! Ma hai fatto un male pazzesco! Sciacqua e sputa, va, che il restauro è quasi finito. Sì, restauro una sega. Oh, Madonna! Margherita, tu vuoi un figlio? Lui non è capace. Come non sono capace? Lascia stare, abbiamo trovato questo che è una bomba, lo chiamano inseminato. Uè, pistola, io ti spacco la faccia, eh! Vai! Massimo Boldi, con Jerry Calà, con Christian De Sica, con Ezio Greggio.